Oggi preparo un dolce semplicissimo. Sfogliatine di mele con uvetta, noci, pinoli e candella. Vediamo gli ingredienti. Della pasta sfoglia. Ora della pasta sfoglia voi fate proprio tre dischetti. Basta un bicchiere o un coppa pasta. Quindi per ogni sfogliatina tre dischetti. Una piccola mela e poi un po' di limone. Ci servirà un po' di succo e un po' di buccia del limone. Dello zucchero a velo per le torte e della cannella. Questa è una cannella particolare, speciale, che viene da Rodi. Un po' di burro, una noccettina per fare le mele e tutto il composto che andrà nelle sfogliatine, e poi un po' di burro sotto le sfogliatine quando le metteremo al forno. Un po' di uvetta, 2-3 ghirigli di noci e un po' di pinoli. L'idea, beh, qualcuno si chiederà, e che idea è questa? Questa in realtà è uno strudel. Sì, in realtà con gli stessi ingredienti possiamo preparare uno strudel, ma a me piace proprio organizzare queste sfogliatine, anche perché a secondo della frutta che voi mettete, oggi mettiamo la mela, ma io potrei benissimo fare queste sfogliatine semplicemente con delle fragoline, appena saltare con un pochettino di burro, un po' di limone, un po' di zucchero, facendo una piccola composta e poi mettendola praticamente fra questi strati di pasta sfoglia, con un pochettino di panna, eventualmente poi a ornare sopra un po' di panna e anche una fragoletta. In realtà, diciamo che le sfogliatine si prestano ai diversi tipi di frutta, ma anche alla banana. Quindi, non necessariamente uno strudel, sfogliatine. Tanto, la pasta sfoglia la trovate già pronta in qualsiasi supermercato. Non vi dovete neanche rompere la testa più di tanto. Oh, potete farle anche con la pasta frolla, sì, purché sia molto molto morbida, ma io preferisco però la pasta sfoglia. Come vedete, ho messo praticamente l'uvetta passa ad ammollare in un pochettino di acqua e un goccettino di marsala, appena appena. Poi cosa faccio? Beh, prendo le noci e le taglio proprio a pezzettini piccoli piccoli piccoli. Potrei farla anche in un frullatore, ma mi piace anche sentire quella consistenza della noce, il pezzettino che si isola dal resto. L'ideale sarebbe anche avere presente quelle noci quando sono, non dico giovanissime, ma proprio appena si stanno incominciando a ispessire, hanno un sapore meraviglioso, perché poi hanno questo retrogusto di nocino quasi. Beh, però bisogna stare in campagna, avere la noce a portata di mano. Vabbè, comunque ci consoliamo con questo po' di noce che abbiamo sgusciato poco fa. Ecco, l'ideale secondo me per questa ricetta sono un po' le noci di Sorrento oppure della vostra zona. I pinoli li abbiamo già pronti. Se volete li potete anche un po' tostare o lasciarli esattamente così. Io esagio. Sono buoni. I pinoli devono essere freschi però, eh. Quanto burro? Ah, proprio la nocettina, eh. Guardate quante ne è. Proprio un pezzettino piccolissimo. Questo è più che sufficiente per preparare la farcia.
Passiamo alla mela. Per fortuna esiste questo strumento, che si chiama scavino. Ecco, basta fare una udana e una girata e si dilustra pure l'ideale. Oggi è domenica e quindi suonano le campane. E poi vi pelate la vostra mela. Oh, qui c'è un'abilità di persone che fanno delle pelature di mele incredibili. Io non ho una grandissima manualità. Devo dire che mia moglie è molto più brava di me a fare queste cose qua, però per pelare una mela, insomma. Non ci vuole un'archiscienza. Anche gli incapaci sono capaci di pelare una mela. Ecco qua, e ci siamo tolti anche la buccia della mela. O le mele dobbiamo tagliare a tocchetti piccoli, molto piccoli, tenendo conto anche della grandezza delle nostre sfogliatine. Per cui il primo colpo è questo qua, eh? Poi dopo tendete a renderle sempre un po' più piccole. Più piccoline saranno questi pezzettini, meglio sarà, però non esagerate, che poi alla fine diventa una melassa. Anche la mela deve avere la sua consistenza, e se no che sfizi di sostanza. Ecco, le mele le abbiamo messe in un piattino, poi prendiamo un pochettino di zucchero a velo, la mettiamo sopra, non esageriamo, e poi ci grattugiamo solo la parte verde, un pochettino di limone. Basta poco, deve dare soltanto profumo. E poi una premutina di limone, cercando di stare attento a non far scendere i semi. Uno è schizzato, se ne aiuta la bacia. Per fortuna, ecco qua, siamo pronti. Cuociamo la farcia, vedete, una bella pentolina d'acciaio, ultimamente sono quelle che amo di più, e fate appena sciogliere il burro. Non deve diventare color nocciola il burro, Appena si scioglie il burro, aggiungete le mele. Le mele che sono state un po' limonate e anche leggermente zuccherate. Non ci facciamo perdere proprio niente, Tanto bello. Tenete la fiamma molto bassa, deve avvenire una cottura molto molto dolce. Aggiungete quindi l'uvetta passa, che sarà ammorbidita in acqua. Oh, non deve diventare la marmellata, La mela deve avere anche una piccola consistenza, anche perché poi va nel forno, quindi continuerà la cottura. Tenete il tutto molto 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 morbido. Aggiungete quindi le noci tritate e anche i pinoli che ho tostato e poi ho tritato anche quelli finemente. E a questo punto non può mancare la cannella. La cannella è molto saporita, per cui pigliate proprio
un quarto di cucchiaino, ecco, questo basta, lo metto a posto e date ancora una mescolatina. La cannella col burro dà un profumo veramente meraviglioso. Continuo a mescolare e direi che sono quasi già a fine cottura. Ora assaggio la mela e sento se è necessario mettere qualche altro goccio di limone oppure fermarmi qua. Il limone è a posto, però ci vuole ancora un po' di zucchero. Praticamente la farcia, le mele con i pinoli, l'uvetta, le noci, la cannella sono pronte. Spegniamo la fiamma. E ora componiamo il piatto. Prendiamo una teglia, ci mettiamo un pochettino di carta forno sulla base, un pochettino di burro appena nocciolato e disponete la prima fettina. Di sfoglina, pasta sfoglia. Appena un chilo di burro, ma deve essere proprio niente di burro. E andiamo con le nostre mele che andiamo a mettere in questa maniera. Ecco, direi che questa va benissimo. Prendete un altro dischetto e lo adagiate sopra. O per fare in modo che non vi scappi da tutte le parti, vi conviene mettere un coppa pasta in modo tale che l'operazione sarà più semplice da completare. Anche qui un mezzo cucchiaino di burro e poi ancora il composto di mele. Finito, aggiungiamo l'altro composto di mele. Faccio vedere come si sta componendo. Ecco, vedete? Continuo a lasciarlo sopra perché dovrà poi caramellare. Appena un po' di burro e un po' di zucchero, ma pochissimo. Poi dopo lo zucchero a velo lo metteremo al setaccio alla fine, quando il tutto è pronto. Ecco, questo va infornato così come sta. La prima volta i tempi li darò fra poco. Preriscaldate il forno. Questo è un fornetto piccolino, è adatto proprio per
piccoli dolci. Il forno è a temperatura, abbiamo messo 170 gradi. Ecco qua. E la cottura, in realtà ci sono voluti soltanto 5 minuti. Ecco, mettete un pochettino di farcia nella parte superiore dei vostri dischetti, ancora un po' di zucchero a velo su un po' di farcia e servite questa delizia. Sfogliatine alle mele. A tutti, buon appetito! E ora me lo pappo. La cosa più bella del fuori onda non è tanto il fuori onda in se stesso, ma il fatto che io mangio le cose che ho prodotto. Ecco qua, taglio una parte. Si è fermato l'orologio! La da fare tutta, basta, fatelo in bell'attico. Idea, qualcuno prima di mettere la farcia, prendi i dischetti, cucina prima i dischetti, così li fa gonfiare un po' di più, no? Dopodiché ci mette la farcia e poi fa scaldare appena, ma mezzo minuto al forno. Ma a me piace di più questa consistenza. La parte superiore che è un po' più croccante, la parte inferiore invece è leggermente più morbida, che dà quel gusto proprio dello strudel, anche se in realtà abbiamo detto questo di strudel non ha proprio niente, questo è uno sfogliatino di mele. Quindi a tutti, buon appetito e alla prossima. Ciao ciao! Thank you.